Ciao amici di preghiera. Oggi a mani giunte chiederemo una grazia al nostro Dio. Iscriviti al canale e ascolta la preghiera fino alla fine per essere benedetto. Fratelli, nessuno sulla terra viene risparmiato al dolore e ci troviamo a dover combattere per superare ogni tipo di male, anche se non vorremmo. Ma fortunatamente nella guerra costante abbiamo un Salvatore. Il Signore Dio che come un prode cavaliere annienta i nemici e con la sua benedizione ci libera da ogni male. Gesù disse: "In verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ogni uomo e ogni donna nel dolore e nel peccato merita di essere salvata da Dio, perché potranno passare i cieli e la terra. Ma le persone di nostro Signore sono scolpite nel cuore di ogni cristiano. Vi è un unico nome che è al di sopra di ogni altro nome, ed è quello del Figlio di Dio. Quando ti trovi ad affrontare un momento buio, una guerra interiore, una debolezza che ti conduce al peccato, invoca Gesù e Lui ti condurrà sulla via della salvezza. So che chiunque ascolti questa preghiera sta affrontando diverse battaglie. Tutto quello che cerchi è nella preghiera e nel nome di Dio, quindi ti invito a lasciare stare per un momento qualsiasi cosa tu stia facendo e inizi a pregare con me. Non importa che tu sia in macchina o a casa, è il tuo momento per chiedere la grazia e la benedizione che aspettavi. Preghiamo. Dio mio, ti prego, invoco il tuo nome e ti chiedo la benedizione. In questo momento ho molta sofferenza nel cuore. Ti chiedo di illuminare il mio cammino affinché io possa raggiungere ogni gioia terrena che mi spetta. Mi metti dinanzi a delle prove che non so se posso superare e invoco quindi il tuo nome e il nome di Gesù, tuo figlio. Confido nelle tue grazie, tu che sei guaritore delle anime e cavaliere di salvezza. Donami protezione e proteggi anche la mia famiglia e i miei cari. Libera i nostri cuori da ogni oppressione e libera le nostre menti dal male. Hai versato il tuo sangue per salvarci, è grazie a te se ora siamo salvi dal peccato. Il tuo amore è in grado di vincere ogni guerra e di vincere su ogni nemico. Dacci la forza di allontanare il maligno dalle nostre vite. E se si presenta sotto forma di malattia, guariscici. Se porta caos nelle nostre case, porta la pace e unità nei nostri cuori. Vienici incontro, mio Signore, stendi le tue mani e mettile sulle nostre. Tu puoi tutto, ci arricchisci con le tue parole e ci fai capire che non serve denaro per avere ricchezza se abbiamo te nel nostro cuore. Non scordarti dei tuoi figli nell'ora più buia e fa di noi semi che germoglieranno e porteranno nel mondo la tua parola. Non nasconderci il tuo volto, abbi misericordia di noi. Portaci nel tuo regno dove con Abramo, Isacco e Giacobbe possiamo vedere il giorno in eterno. Tu sei il nostro principio e la nostra fine. Fa che amiamo il prossimo come tu ci ami e rendici forti nelle cadute. Qualunque male si presenta oggi, ti chiedo, Signore, di fare da scudo e proteggerci. Ti rendiamo grazie perché ti sei degnato di accettare come primizie della fede i doni del tuo popolo che hai costituito come Chiesa. Signore, per questo ti lodiamo. Padre, lava le nostre menti e i nostri corpi in modo che possiamo essere autorizzati a vivere a tua immagine e somiglianza. Fa che possiamo vivere liberi dalla schiavitù e dall'oppressione. Tu che a causa dei nostri peccati hai portato per primo la croce con tanto sacrificio, illumina il nostro percorso e dacci il coraggio di accettare ogni sorta di imprevisto. In questo giorno che nasce, ti imploro e mi inginocchio dinanzi a te, sperando in un tuo segno. Ricostruisci ciò che è distrutto, consola chi è affranto, guarisci chi è malato e donaci la tua benedizione eterna. Grazie per aver ascoltato i tuoi figli. Lode e gloria nel tuo santo nome. Siamo giunti alla fine di questa meravigliosa preghiera. E tu, quale benedizione hai chiesto a nostro Signore Dio Padre? Condividila con i tuoi fratelli nei commenti. E le loro preghiere si uniranno alla tua. Continua a pregare con noi. Ti saluto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.